Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Siamo nel mio bagno, come vedete in una modalità totalmente casalinga e iniziamo questo sabato mattina con una skincare routine molto molto basica, molto veloce. Questa mattina poi dovrò uscire per fare delle commissioni, ho pensato così di farvi vedere la mia routine mattutina. Spero che l'illuminazione sia decente. Ho dovuto chiudere persino le imposte perché il mio bagno è assolutamente illuminato dal sole fino a quando il sole non scende ed è impossibile lasciare aperte le imposte con la telecamera. Siamo in modalità molto rilassata, passiamo qualche minuto insieme veramente veloce perché la mia skincare della mattina è molto veloce. Chiacchieriamo un pochettino, spero che questo vi possa far piacere. Inizio con farvi vedere il prodotto che uso per la prima parte della detersione. Allora, ieri sera come skincare serale ho usato un olietto che mi andasse un po' a nutrire la pelle proprio come diciamo passo finale della skincare. Ho usato quell'olio meraviglioso al profumo di lavanda di Aru Aru con il riso fermentato, quindi stamattina sento comunque l'esigenza, questo è Cody che sta andando a fare una passeggiata con Paolo, sento l'esigenza di utilizzare un olio lavante. Sentirete poi il fruscio dell'acqua, vediamo se riesco anche a mettere una musichetta sotto, siamo proprio in versione casalinga, ragazzi. Infatti, vedete la mia faccia proprio, non che sia bella di solito, ma così è proprio. Allora, ho versato qualche goccia di olio sulle mani, me lo passo, faccio vedere per un passaggio proprio bene. Spero di non dover toccare l'illuminazione. E spero che mi sentiate comunque bene. Voglio proprio che sia un momento bello rilassante. Sabato mattina di solito proprio sabato e domenica le mattine che mi piace di più fare skincare perché non ho i minuti contati. E quindi adesso inumidisco leggermente le mani e questo olio diventerà leggermente cremoso, io non so. Non ne ho messo tanto, ovviamente. Comunque si crea un leggera cremina bianca, ma proprio leggera leggera. E mi piace molto questo olio della Avril che alterno al mio burro struccante che adesso sta per finire. Ora con un pannetto lo risciacquo. Questi giorni sono già partita con le preparazioni delle decorazioni di Natale. Stiamo facendo qualche prototipo per il gruppo missionario e poi vi farò vedere le ghirlandine che sto facendo e le decorazioni, così che magari possano essere di spunto anche a voi. Allora, ho inumidito il mio pannetto e risciacquo. Oggi da noi giornata bellissima, calda. Ancora si riesce a stare in manica corta, almeno in casa e anche fuori quando c'è il sole. Però serve anche un po' di acqua. L'altro giorno ha fatto una giornata piovosa. Bene. Secondo step schiumoso, schiumogeno. Io sto utilizzando questo perché lo voglio portare a termine, ma non finisce più. E ho iniziato questa primavera, mi piace molto. L'unico difetto, che però non so se sia un difetto, è che riesco a farne solo un pump alla volta, cioè, e va bene, è la quantità giusta, perché poi questo ci mette praticamente 20 minuti a ritornare in posizione. Quindi questa è la quantità che uso, probabilmente è fatto apposta, ma questo non finisce più. Quindi anche qui andiamo a inumidire velocemente le mani. Vedete, si fa una bella schiuma.
Oggi poi dovrò girare a piedi perché Mattia giustamente per andare al lavoro oggi utilizza una macchina, la macchina, l'unica macchina che abbiamo perché l'altra ce l'ha Pietro su Aedro. Passo anche leggermente sul collo. E poi vado a risciacquare. Intanto ho iniziato a disfare il letto perché urge mettere il piumone. Oramai la trapuntina direi che ha fatto la sua stagione. Da noi qui non si sono ancora accesi i caloriferi perché fortunatamente abbiamo ancora 21 gradi di giorno, ma alla sera leggermente si abbassa. Adesso facciamo una doppia passata. Ecco. Passiamo anche sul collo. Spero che voi stiate tutti bene, che anche voi come me troviate nella giornata di sabato, a parte chi lavora, perché so che c'è tanta gente che comunque lavora, dei ritmi un po' più sostenibili e rilassati, anche se nel corso degli anni ho imparato a ricercarmeli, anche se non li ho, nel senso che comunque le cose le devo fare sempre io e effettivamente tante volte non vale la pena diventare matti, ma meglio godersi qualche minuto, qualche momento di serenità. Perché oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Purtroppo sono venuta a sapere che una mia cara amica non ce la sta facendo. E ogni volta che sento queste notizie mi rendo conto che la vita va vissuta in ogni attimo, anche con le sue piccole cose, anche con le cose che a noi al momento o a qualcun altro sembrano stupide, come la skin care, come comprarsi una crema, come comprarsi un trucco. Ma ragazzi, la vita è la vita e già di suo ci mette il brutto, quindi cerchiamo di trovarci dei momenti belli e che ci portino un po' di relax. Allora, doppia detersione fatta. Dopo la doppia detersione io vado a idratare la pelle con questa. Allora, ho sentito che qualcuno non si era trovato molto bene per il dosatore. A me francamente al momento non ha dato ancora nessun problema e devo dire che mi sta piacendo molto. Sono arrivata praticamente a metà, ha una vaporizzazione ottima, veramente ottima, non mi dà nessun tipo di problema e la trovo veramente buonissima. La vado a tamponare un attimino. Ok, e poi metterò questo tonico che voglio portare a termine perché ha un paio di... aspettate che metto gli occhiali perché io non ci vedo, come vi ho detto è un momento molto casalingo, quindi ci possiamo permettere. Ha un paio di 6 mesi, allora l'ho aperto prima dell'estate, forse fine maggio. Mi sta piacendo tantissimo, qualcuno so che non è piaciuto, mi pare a Laura del canale Laura P, non era piaciuto proprio per l'odore, chi diceva non gli piaceva. Questo è un tonico di Giada Cosmetics, esfoliante con acido mandelico, acido lactobionico, acido ferulico, estratto di bacche di goji, ritorniamo sempre qua, melograno e berberi, non so se sono i mirtilli o se sono, non mi ricordo. Comunque niente, adesso io lo vado ad applicare in maniera molto abbondante in modo che lo finisco perché lo voglio portare a termine. Il profumo è rimasto sempre lo stesso, mi piace tantissimo, ha secondo me un'azione leggermente sfogliante e molto illuminante. Mi piace e quindi ne metto una svalangata, così lo finiamo. Ce lo mettiamo, tamponiamo bene. Voi cosa fate di bello oggi? Io domani poi, vabbè, oggi appunto come vi dicevo devo andare a fare 2 o 3 commissioni perché dobbiamo preparare
il preparato per la cioccolata da vendere con il gruppo missionario, quindi devo andare a comprare qualche ingrediente, le meringhette, i marshmallow, quelli piccolini, per fare poi i vasetti. E poi voglio andare a fare un giro all'OBS per vedere se trovo nell'OBS delle piazze, no, non delle piazze, delle meridiane, se trovo i profumi che la mia amica Stefania del canale Parvana Stefania trova all'OBS, ma non sono sicura che quelle ecco ci siano. Quello delle all'altro punto vendita non l'ho trovato. E vediamo. Ora, immancabile per me, dopo il tonico, la Essence. Siccome stavo aspettando il pacco di Stylvana, che finalmente è arrivato dopo 2 mesi di attesa perché mancavano delle referenze, sono andata a comprarmi in fretta e furia tramite una farmacia online. Questa Essence di Caudalie, che è una Essence leggermente sfogliante, ma proprio leggermente sfogliante, con l'estratto di peonia e un'essenza glicolica con l'acido glicolico. Mi piace tantissimo, ha un potere levigante, cioè la prima cosa che io sento quando la applico è proprio la pelle levigata, è molto delicata e anche qua vado in abbondanza perché mi piace. Sempre tamponando, mi piace tantissimo. La metto anche un po' sul collo. Di solito la applico anche sul décolleté, ma non era il caso. Già sono quasi impresentabile così alla mattina, senza trucco e senza inganno. Vorrei riuscire anche a capire come fare a registrare un getaway. Mi trucco con voi, ritorniamo alla solita cosa, ma non so a livello tecnico come fare. Non perché io vi voglia mostrare le mie abili doti da truccatrice, ma perché mi piaceva così farvi vedere come mi pastrugno alla mattina prima di andare al lavoro. Allora, la richiudiamo. La Essence l'abbiamo messa. Ora, altro siero che voglio applicare è questo che sta finendo e lo voglio portare a termine perché dal primo giorno che l'ho utilizzato mi piace tantissimo la texture e mi piace come mi lascia la pelle, ma ha il difettuccio di avere un profumo che non mi piace. Non è un odoraccio, non è un odore di prodotto andato a male, ma proprio dal primo utilizzo, ha un che di plasticoso, però il PAO non è scaduto. Vitamin Bomb Face Serum con niacinamide e vitamina B5. Però, come vedete, è arrivato quasi al termine, quindi ancora qualche giorno, poi l'ho finito. E l'altra caratteristica che non mi piace è che fa una leggera schiumetta quando lo mettete, quindi non è che mi piaccia tantissimo, però lo finiamo. Ecco, ha questo profumo che non è proprio dei migliori. Allora io lo vado anche un po' a stendere, anche se si dice che il siero bisogna tamponarlo. Ok, mi sciacquo le mani perché mi dà fastidio sentire quelle sensazioni. Sono un po' fissata con la cosa delle mani, va bene, ci asciughiamo e questo adesso come adesso, siccome ho la pelle un po' irritata, disidratata in questi giorni, ancora con questo caldo, con i problemi della menopausa, davvero la mia pelle si irrita molto facilmente, si arrossa molto facilmente, quindi preferisco stare molto basica, applico questo e basta. Poi sul contorno occhi invece applico questa meraviglia. Alla mattina applico, ups, scusate, solo il siero. Alla sera lo metto in combo con la sua crema contorno occhi. Secondo me è favoloso. E non ve lo dico perché me l'hanno inviato gratuitamente, anzi ringrazio ancora l'azienda, ma perché lo sto utilizzando e io ci vedo dei risultati. Le occhiaie, anche se io ne ho poche, sono diminuite e regala una levigatezza, una compattezza, il contorno occhi molto più pieno che per il costo che ha. Io vi dico di provarlo. Quindi questo solo alla mattina e
e questo invece in combo alla sera. Trovate poi nell'info box i riferimenti se volete provarlo, che ha già un costo veramente abbastanza esiguo, in più c'è lo sconto. Provare. Allora, ne metto solo due goccine, non, vedete, non metto la, il contagocce sull'occhio per non intaccare poi la provettina, e poi mi dimentico sempre qual è, e poi vado a tamponare e a stendere, lo lascio assorbire un attimino e poi concludiamo con la crema e la protezione solare e abbiamo finito la nostra skin care. Bene, come vi stavo dicendo, i giorni del sabato e la domenica sono i giorni più rilassanti, dove io veramente mi dedico del tempo per fare uno scrub, per fare un trattamento in più, per rilassarmi leggendo, per fare una passeggiata. Ora vado a mettere, sempre perché la mia pelle in questi giorni è particolarmente irritata e arrossata, questa crema gel viso alla malva di cui vi avevo già parlato, che mi sta piacendo tantissimo, di Bioficino Toscana, perché mi dà proprio un senso lenitivo sulla pelle. Io ne metto un pump e poi la vado ad applicarlo. Io non è, tutti mi dicono, vabbè, ma c'è del tempo da perdere per fare la skin care. Ma che tempo da perdere? Io, per esempio, sabato e domenica la skin care la faccio anche, non so, apro la finestra della camera di sfolletto, passano 10 minuti, intanto mi metto una maschera, poi scendo, sistemo il lavandino. Cioè, la skin care fa parte della mia vita quotidiana, quindi non è che io sono qua, metto la crema e sto qua sul bagno seduta aspettare che la crema faccia effetto o la maschera faccia effetto. Faccio altro nel frattempo, faccio la mia skin care. Bisogna ottimizzare. Questa crema è favolosa, si assorbe in un nanosecondo e la trovo anche perfetta come base trucco. Ovviamente poi da non dimenticare sempre è protezione solare. In questo momento che non fa ancora caldo, io mi sto trovando bene con questa che mi aveva inviato Stylevana, mi piace tantissimo, è leggera, mentre quella di Purito che avevo già iniziato, che mi avevano mandato con il primo invio, la trovo leggermente più consistente, quindi aspetterò quando arriverà il freddo. Anche questa però sono praticamente qua, questa mi sta piacendo tantissimo. Metto questa quantità, che ho visto che quelle brave ed esperte fanno così. Spero di aver fatto tutti i passaggi benissimo. Questa che avanza ce la mettiamo sulle mani. Bene ragazzi e ragazze, io ho finito con la mia skin care, continuo con le mie faccende, poi esco, mi truccherò leggermente perché adesso anche qui ho preso l'abitudine comunque di truccarmi, non mi vedo più struccata, anche perché sembro una vecchia megera. E se riesco a capire come fare a registrare un mi trucco con voi a chiacchiero, lo farò volentieri, perché ho voglia di divertirmi un po' con voi e magari di fare anche qualche risata. Io mi auguro che sia stato un momento divertente, piacevole, molto casereccio, come lo sapete sono sempre i miei video. Vado a rifare il letto con il piumone, poi esco, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Grazie per essere stati in mia compagnia nel mio bagno e a presto. Ciao!